rispondi al significato di questa iniziativa sulla cultura celtica? Ma il significato è il seguente. Proprio qui, in questo convento, Giuditta Podestà, la proprietaria di tutto lo stabile, ha proposto per circa un ventennio dei convegni sulla cultura europea. E Giuditta Podestà rilevava proprio che la cultura europea fosse il risultato dell'incontro di più culture, precisamente di tre culture, della cultura celtica, della cultura romana, della cultura lombarda. Ecco, proprio da questo crogiolo di culture sarebbe nata la cultura europea. Dunque, la festa celtica qui in questo convento mi pare che abbia un segnale molto preciso e non poteva che essere fatta qui. I gruppi più interessanti che suoneranno oggi pomeriggio. Ma dunque, per l'intera giornata ci sarà un susseguirsi di musicisti, di cornamusisti, di flautisti, di chitarristi e naturalmente i gruppi, diciamo, i punti di forza sono il gruppo dell'Innisfile che ci segue già dal terzo anno, insomma, che frequenta questo nostro posto. Ci sarà il Melabò che presenta ben due spettacoli, uno sul rapporto tra cultura celtica, tra musica celtica e spirituals dei negri d'America, quindi una cosa anche un po' particolare, e poi uno spettacolo che invece riguarda la cultura celtica locale. Nel senso che ci saranno musiche e poesie che riguardano il poeta premanese Carlo Del Teglio. Carlo Del Teglio era come noi un insegnante del Parini, sì. Caro professor Leone, ecco, cosa ci dici al proposito? Ecco, un insegnante del Parini e lui ha insegnato in un periodo anche fortunato per l'Istituto Parini, perché tra il 1963 e il 64 ha insegnato all'Istituto Parini Serale anche Franco Fortini. E qualcuno che si ricorda più di me, perché allora non c'ero ancora al Parini, si ricorda alcune cose di quegli anni, dice che i due, uno liberale, ecco, Carlo Del Teglio liberale e Franco Fortini comunista, i due si producevano in bellissimi confronti attraverso la loro poesia, attraverso la loro arte. E per quanto riguarda Carlo Del Teglio, io vorrei dire una cosa, ecco, che Carlo Del Teglio, a mio avviso, è uno dei più grandi poeti celtici del Novecento. Mi dispiace doverlo solo io, perché qui a Lecco, dopo che Carlo Del Teglio è morto,
è calata una cortina di silenzio. Ecco, è molto difficile anche portare in giro alcune sue testimonianze, e devo dire, ecco, che lo dico con molto rammarico, questo silenzio per Carlo Dal Teglio è davvero immeritato. Immeritato, ricordo anche che veniva da Premana, ma Premana è ancora ricordato Del Teglio. Ho un po' questa impressione, no? Che non è proprio dimenticato del tutto. Ecco, dimenticato qui nel Lecchese. Nel Lecchese, sì. Questa è la terza edizione di Autunno Celtico, la terza volta quindi che questa manifestazione viene eseguita in questa sede. Esatto, e dobbiamo a questo punto ringraziare anche l'assessorato alla cultura della provincia di Lecco, che ci ha reso possibile dopo la prima edizione di fare la seconda, e ci auguriamo anche poi la terza, la quarta, eccetera, eccetera. Che vada avanti anche negli anni prossimi. Certo.